Quindi abbiamo visto che i festoni di muschio sono rigidi e si possono rompere in quanto tali. Ecco, tipici festoni rigidi sono quelli che forma la celadonite. La celadonite è un minerale del gruppo dei filosilicati che si forma rapidamente come reazione sulle pareti di cavità basaltiche e forma una pellicola molto continua su tutte le pareti di queste cavità. Ecco, queste pellicole si possono staccare e cadono all'interno della cavità. Quindi questo è uno dei fattori per cui questo tipo di agate ha una quantità di muschio all'interno molto bassa, perché questa prima pellicola è molto consistente e isola il nodulo dal resto dalla roccia incassante. Vediamo qui festoni arrotolati di celadonite che si staccano e sono immersi all'interno del nodulo. La celadonite è la patina verde che si trova all'interno delle geodi di ametista del Brasile e si trova in tutti i depositi di agate, incluse in basalto. Ecco, ancora festoni arrotolati, però a più piccola scala, sono questi muschi, già una struttura un po' più rara, questi muschi che hanno questa struttura arrotolata. Ecco, se pensiamo a quale può essere l'origine di questi, per analogia con i festoni che abbiamo visto prima, quelli della celadonite e di altri muschi, vediamo che l'arricciamento è dovuto a un essiccamento, esattamente come succede nei fanghi, nelle pozzanghere, in quanto la parte superiore del fango, che contiene la parte più fine ed è più ricca d'acqua, tira di più, diciamo, ha una diminuzione in volume quando secca maggiore e provoca l'arricciamento dello strato di fango. Ecco, questo stesso fenomeno avviene al formarsi queste strutture. Quindi abbiamo un indizio che in qualche fase della formazione di questi muschi c'è stato un essiccamento che ha provocato il loro arricciamento. Ecco, questi festoni arrotolati, vediamo in questo nodulo, sono andati a provocare uno scivolamento. Questa è l'orientazione originale del nodulo, qui ci sono dei livelli laminati che mi danno l'orizzontale e vediamo che c'è uno strato di festoni arrotolati che è andato scivolando. Quindi questo mi indica alcuni fenomeni gravitativi e di essiccamento che ci sono all'interno del nodulo durante la sua evoluzione. Ancora uno scivolamento gravitativo, in questo caso un accumulo di muschi sulla parte basale del nodulo. Vediamo che qui diciamo, la parte superiore era stata ripulita dai muschi, quindi qui c'è stata diluizione che aveva sottratto tutti i muschi dalla parte superiore, però questo scivolamento che vediamo qui chiaramente ha creato una specie di curva, un accumulo verso la base, questo mi indica che c'era stato un essiccamento e un nuovo apporto idrico, perché se no, se i muschi cascassero e basta sul fondo, si depositerebbero già lungo una linea di massimo pendio, cioè si depositano in equilibrio. Quindi per creare questo scivolamento dobbiamo avere molto probabilmente un nuovo apporto idrico che mi ha provocato lo scivolamento verso il basso. Ecco, ancora altri casi di muschi che hanno una fine pellicola bianca intorno sia ai muschi sia alle plume. Questo è un fenomeno abbastanza comune e probabilmente questa pellicola ha un aspetto opalino. Non saprei dire esattamente di che si tratta, però in molti casi isola le plume o anche i muschi da quello che è il calcedone circostante. Quindi, se noi sappiamo che il muschio è una parte che si sta indurendo, che stava polimerizzando, stava immersa in un liquido che ancora era in una situazione colloidale, è possibile che al contatto fra il polimero indurito e la soluzione colloidale diluita ci sia un principio di rapprendimento, di indurimento di una forma di silice
più amorfa, meno cristallina, che potrebbe essere quella dell'opale. Quindi questo è un caso non raro, che mi può dare qualche indizio sui processi di indurimento, a partire dai filamenti ed espandendosi verso il calcidogno che lo include. Ecco, un fenomeno che abbiamo visto è quello delle agate tube, che quando si formano dei filamenti di calcidogno molto fitti e orientati secondo allineamenti non gravitativi, e poi il calcidogno li ingloba tutti. Ecco, il nucleo di questi tube molto spesso è un piccolo filamento un sottile filamento di muschio. Ecco, in questo caso i tube sono vuoti, però non sempre. Ecco, questa è una località famosa, Bull Canyon, in California, che dà dei muschi in forma di tube molto allungati, molto belli, quindi che hanno all'interno questo filamento di muschio. Un altro giacimento del Nord Nevada, il Mystery Mountain, dà questi muschi allungati, in forma non proprio stalattitica, però più o meno verticali. E anche qui, in forma più o meno di tubi, si creano queste masse di calcedonio intorno agli allineamenti di muschi. Sempre gli allineamenti di muschi così verticali si hanno in questa agata di Kerrushin, non sono delle proprie stalattiti, ma sono sgocciolamenti di muschio, quindi sono orientati, e poi attorno a questo allineamento verticale di muschio abbiamo il calcedonio. Ecco, già più strutturate sono questi muschi allungati. Qui non siamo proprio nel campo delle plume, ma già siamo al limite. I muschi sono strutturati in forma così vermicolare, però sono massivi e hanno una forma già più a forma di alberello. Crescono simmetricamente dalle due parti della vena. Questo Pulbagno in California è un'agata tipicamente in vene. E vediamo che la gravità ha poco a che vedere con la crescita di queste strutture. Ecco, una cosa simile è la Agate Cathedral del Messico. Anche qui si crescono dei muschi prima gialli, con delle forme più o meno così arborescenti, e poi diventano così allungate e si allungano all'interno della cavità con questo colore rosa. Ecco, cambiando un po' d'argomento, una struttura molto simile ai muschi, spesso associata però un po' diversa, è quella dei dot, cioè delle sferette. Queste sferette sono tipiche di un materiale dell'Oregon chiamato polka dot, appunto per queste sferette, e sono in genere associate a materiale molto ferroso. Vediamo che questi dot sono sospesi nel calcedonio e hanno dei movimenti secondari all'interno del deposito che mi indicano che erano rigidi, e quando ancora il calcedonio che li circondava era ancora colloide. Vediamo per esempio in questo caso ci sono delle dissoluzioni parziali di alcune zone, vediamo qui ci sono dei buchi nel diaspro, e vediamo che queste sferette si sono mosse, in questo caso si sono accumulate in questa porzione basale. Ecco, sferette di questo tipo sono la struttura tipica dell'opale. Questa è un'opale del Querétaro, del Messico, un'opale di fuoco, chiara però, diciamo che è dello stesso giacimento dell'opale di fuoco, e si formano queste sferette che a scala microscopica sono dei micropuntini di ferro disseminati, concentrati in queste macchie. Ecco, questa struttura che si forma diciamo in sospensione nel colloide, che può essere qualcosa che in un determinato momento della formazione era simile all'opale, sono da attribuire a una percentuale molto alta di ferro nel materiale. Questa è un'agata della Mongolia, della Cina interna, della Mongolia interna in Cina. E vediamo che sono delle sferette molto simili a quelle del polka dot, associate dei muschi, e dove si concentra tutta la parte ferrosa, cioè la parte con l'aspetto metallico del muschio. E quindi ancora una volta abbiamo, diciamo, la cosa che queste sferette si formano a una concentrazione molto alta di ferro. Vediamo ancora, questa è un'agata Parral, che è
è un diaspro molto trasformato in calcedonio, che ha ancora, come il polkadot del resto, che ha ancora queste sferette associate a delle dendrite tridimensionali di manganese. Queste vediamo che sono queste strutture di manganese che hanno una crescita così arborescente e associate, come nel campione della Mongolia, ci sono queste sferette ferrose. Ecco, visto che siamo passati allo psilomelano, alcune agate tipicamente ricche di psilomelano sono questa agata dell'Arizona, che è completamente piena di queste dendriti di colore nero metallico, costituite da psilomelano. E questa è un'altra agata invece del giacimento di Nipomo nel nord della California, che è disseminata da marcasite in strutture più o meno cristalline e arborescenti. Ecco, altri minerali possiamo trovare associati a minerali primari, cioè pene contemporanei rispetto al calcedonio, quindi che crescono all'interno del calcedonio, associati ai muschi, sono piccoli cristallini che potrebbero essere di aragonite o calcite aragonite, e qui sono fibrosi associati a questi muschi verdi, questi sono dei rombetti con l'aspetto di calcite associati a questi muschi rossi, e questa è una struttura fibrosa raggiata che potrebbe ancora essere di aragonite, e anche questa che sta all'interno di una massa di muschi. La maggior parte degli inclusi cristallini sono successivi, e li vedremo nel capitolo delle saginite, però qui vi faccio vedere che all'interno del sistema in cui crescono i muschi possono cristallizzare anche degli altri minerali. Ecco, alcuni muschi con aspetto opalino, quindi non quelli di altri minerali, ma quelli che hanno una struttura più o meno opalina all'interno, possono dare degli sgocciolamenti che sul fondo depositano qualcosa che assomiglia molto a dei diaspri. Abbiamo visto che questi sono campioni che abbiamo classificato nel gruppo dei diaspri agate, però il fenomeno di creare piccole sottili patine di diaspro alla base di sgocciolamenti di muschi è più comune di quello che sembra, quindi anche in agate che hanno poco del diaspro agata, e possiamo trovare, come in questo Maglin Mountains, dei sottili strati di diaspro che sono il risultato dello sgocciolamento di questi muschi. Ecco, in questo caso, per esempio, ancora abbiamo dei muschi con strutture così stalattitiche che mi hanno depositato alla base una specie di laghetto, cioè di piccolo deposito di opale, e questo ha proprio lo stesso aspetto, la stessa struttura che hanno questi muschi che pendono dal soffitto. Ancora dei muschi con aspetto opalino, in questo caso sono più galleggianti nel calcedonio, che fungono, diciamo, da germi per la deposizione di calcedonio attorno a queste strutture che probabilmente pendevano dal soffitto. Questo sicuramente è un taglio orizzontale di una struttura tipo questa, che è stata tagliata in questo caso in maniera verticale. Ecco, all'interno dello stesso campione possiamo trovare muschi di diverse strutture, quindi non tutti i muschi sono caratteristici ed esclusivi di un nodulo, ma possiamo avere muschi di diversi colori. In questo caso abbiamo i muschi gialli che crescono dal basso, dei depositi di muschi che gli sono cascati sopra di color ocra, poi ci sono delle specie di dendriti tridimensionali nere che crescono da questa parte. Insomma, nel complesso la struttura interna dei muschi può essere molto complessa, molto varia, e diciamo che in certi casi non è semplice capirne la dinamica e il funzionamento. Ecco, quindi riassumendo tutto, la formazione delle inclusioni nel calcedonio si possono riassumere in questa maniera. Se si riempie di soluzione una cavità, la percentuale di silice in sospensione si può appiccicare, diciamo, sulle pareti in maniera
sotto forma di gelatina se la concentrazione e il polimero permettono una struttura gelatinosa. Quindi siamo in un colloide molto denso che si appiccica alle pareti rispetto a quelli a cui siamo abituati nel caso dei diaspri, in cui i colloidi si andavano a depositare sempre sul fondo con delle strutture piano parallele orizzontali. Quindi diciamo che la gelatina del colloide del calcedonio si appiccica sulle pareti. Questo fenomeno di rilasciare una pellicola di gelatina sulle pareti si può ripetere ogni pioggia e ogni stagione secca, il ritiro, l'evaporazione dell'acqua lascia una porzione di una certa quantità di silice appiccicata alle pareti della cavità. Quindi lo spessore di questo strato va crescendo finché po possiamo arrivare al riempimento completo della cavità o solo al riempimento parziale. Nel caso del riempimento completo, un ulteriore apporto di acqua e quindi una ridiluzione di questa massa colloidale mi porta alla reazione sulle pareti, con la formazione di minerali poco cristallini, sotto stato di polimeri, che crescono dalle pareti verso l'interno. Quindi questa fase di crescita può essere contemporanea, diciamo, mentre mano a mano si andava riempendo, o avvenire in una fase successiva. Fatto sta che questo che è un fenomeno che avviene nella parte esterna del calcedonio, cioè al contatto fra il calcedonio e la parete, mentre nella parte interna, al contatto fra il calcedonio e la cavità, abbiamo a successiva deposizione di strati successivi di calcedonio. Questo calcedonio resta tutto un compatto, unito, cioè non si formano bande perché ancora non si è indurito, cioè questo si indurirà tutto dopo che si sono formati i muschi. Quindi si va accumulando, ma resta colloidale, resta sotto forma di gelatina. Se durante la formazione dei muschi abbiamo una diluizione troppo forte, cioè un input d'acqua abbondante, allora questi muschi si staccano tutti e vanno sul fondo. Nel caso contrario restano in sospensione. E nel caso più comune, siamo in una situazione intermedia, diciamo che se ne formano un po', restano un po' sospesi, un po' cascano sul fondo. E se la cavità non è completamente piena, quindi lo spazio per la crescita dei muschi è inibito, e questo succede quando la situazione è non solo di una cavità non completamente riempita, ma di una situazione più secca, perché per restare, diciamo, in sospensione tutto questo spazio, cioè tutta questa porzione di calcedonio senza cadere, avendolo qui il vuoto, abbiamo bisogno di una soluzione molto densa. Ecco, quando crescono in queste situazioni, i muschi vengono inibiti, cioè continuano a crescere sullo stesso punto e formano delle strutture più strutturate, che possono essere delle forme più o meno allungate, come abbiamo visto, delle digitazioni, o delle vere e proprie plume, cioè venire a essere strutturati in maniera più allargata, più tipo piume. Questo è, vediamo, che quello che vedremo nel capitolo successivo. Quindi le plume sono la stessa cosa dei muschi in una condizione particolare in cui la crescita è inibita e il bacchetto del polimero, cioè il filamento, non è staccato, quindi non è sottratto, per cui se ne può produrre degli altri, ma resta lì, resta morbido, non è ancora diventato rigido, non si è indurito, e quindi nuovo materiale si va ad aggiungere al filamento e lo rende più grosso, più consistente, più spesso. Quindi la formazione delle plume è un caso particolare della formazione dei muschi.